Questa è un'azione proprio concreta. Siete favorevoli? Vi piace l'idea? Dateci qualche spunto, qualche domanda, qualche curiosità. C'è qualcuno che vuole sapere qualcosa in più? Allora, adesso siamo... Non so se c'è Liga, vieni qua. Allora, io sono qua da infiltrata. Da dove arrivo? Io arrivo dalla Lessinia, Rovere Veronese. Sono venuta i primi di aprile da voi ad ascoltare la serata con Tiziana Alterio, che insomma mi è servita d'aiuto, ecco. Quando quella sera lì avete dato il Deplia, a parte che avevo degli impegni le altre, ho detto a questa devo esserci obbligatoriamente. Questo perché io non capisco se è la montagna ad essere, o perlomeno dicono che la montagna sia un ambiente chiuso. Per quello che mi riguarda un po' dico è vero, perché io un po' mi rispecchio in Sara nell'entusiasmo di certe cose, però lassù come si parte sono tutti pronti a smorzarti. Poi, prima qualcuno accennava alle mobilitazioni agricole, io ho partecipato, racconto brevemente la mia storia. Io nasco da una famiglia di allevatori di vacche da latte, poi papà è deceduto, il fratello non aveva gran passione delle vacche da latte, abbiamo cambiato l'azienda con le vacche da carne. Detto questo, io mi sono allontanata dall'agricoltura perché quando si hanno le cose non si apprezzano, poi quando non lo si hanno più si rivalutano, ecco che la dipartita del papà, abbiamo acquistato dei terreni di ciliegio, però è qui che arriva lo sconforto, nel senso che il mio animo in questi anni si è riscoperto totalmente, in connessione con la natura, sarà perché durante questi anni, avendo questo bosco, io mi rifugiavo in questo bosco che, se andate a vedere, è proprio un bosco secolare, ci tengo a dirlo, che produce marroni, forse li avete sentiti ancora, di qualità marrone San Mauro. E lo sconforto arriva dal fatto che, avendo acquisito questo ciliegetto, il mio animo vorrebbe coltivare nella maniera più naturale possibile. Tutti i cerasicoltori della zona mi dicono impossibile, 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 perché comunque i frutti rossi hanno il cosiddetto problema del moscerino dei frutti rossi, che si chiama anche Drosophila Suzuki, e quando arriva quella lì è veramente un disastro. L'anno scorso un po' mi sono salvata, perché poi quando mi impunto, e anche se sono stata l'unica e anche se tutti mi ridevano dietro, io sono andata e ho proposto la raccolta diretta delle ciliegie, che, voglio dire, ero all'inizio, però sono arrivate persone, insomma, da tutte le parti, tranne che dal mio paese. Comunque, ecco, allora, io a me spiace di approfittare di questo momento, però concordo nel discorso di fare rete, di fare comunità. Ripeto, su, nelle mie zone, quando ci sono state le mobilitazioni, ero l'unica dalla Lessinia, cioè Bissoli l'ho conosciuto, cioè, eccola qua, sì, ci rivediamo, ecco, e quindi voglio dire, è come qua dove sono finita, ci visto? Esatto, quindi voglio dire, ero l'unica a scendere, siamo andati a Verona, Roma, Trento, insomma, però è stata un'esperienza che mi ha fatto capire ancora di più il mio comparto agricolo. Quindi, come diceva Sara, c'è un comparto di agricoltori che vedono la terra come business, dove c'è quella terra, ma io non mi appartengo a quegli agricoltori, assolutamente mi dissocio. Sto puntando energie, sono in cammino, sono alla ricerca, mi sto informando sui microorganismi effettivi, sto creando dalla pozza che lo zio aveva fatto di irrigazione, sto cercando di fare un laghetto,
dove ho messo dentro le carpe e le tinche, delle persone stanno venendo a pescare, insomma, voglio dire, quindi qua promuovo anche la mia piccola Lessigna e io sentivo che dovevo venire. Presento anche al gas qua locale, perché comunque io ho avuto collaborazione col gas della zona, gas Lessigna e gas di Borgo Trento, con i miei marroni dai quali produco la birra, però ve lo voglio dire, vi ho portato anche un paio di bottiglie qui. Quindi insomma, cioè, quindi la mia domanda era rivolta a tutti nel dire come si fa quando tutto il paese, tutti ti dicono non ce la farai, no, impossibile. Non nego che un po' sono venuta qua demoralizzata, ma vado via con entusiasmo. Luisa, ascolta. Chiedi a alcune di noi, che è un anno che ci arrabattiamo per fare questo gas. Cioè, veramente a volte perdi le forze, perdi le energie e dici, beh, adesso basta. Però, come dicevamo prima, se siamo fermamente convinti e abbiamo dentro di noi questo motore che ci spinge a fare le cose, non ci ferma nessuno. Non ci ferma nessuno, nemmeno quelli della Lessigna. E quindi i marroni e il gas bruscanzolo li comprerà sicuramente da te. E anche la birra comprerà da te. Però tu ci darai dei formaggi. Insomma, dalla Lessigna. Penso. Ecco, come vedete c'è tutta una circolarità, no? Siamo partiti. Ma grazie a te è stato veramente un piacere conoscerti. Qui. Perché, come dicevamo, Caterina, anche lei è venuta all'incontro del 6 aprile con Tiziana Alterio e Ilaria Bifarini, e lei rappresenta gli agricoltori che a un certo punto hanno detto basta, non ce la facciamo più, qua bisogna cambiare direzione, giusto Caterina? Adesso dici tu a che punto siete arrivati. Buongiorno a tutti. Allora, io ho accettato, anch'io non sono potuta venire, ma fatalità, vedi Luisa, dovevamo venire a questo incontro, l'altro non potevo. Ho conosciuto Anna alla serata che mi ha invitato Giorgio Alfonso, quindi c'era una rappresentanza di agricoltori italiani quella sera, e sarà serate che dovremo riorganizzare in tutta Italia perché me l'hanno chiesta. Io sono di origine agricola perché mio papà è agricoltore, e quindi lui non ha voluto che io lo seguissi lì, però alla fine sono diventata commercialista, e cosa faccio? Seguo prevalentemente gli agricoltori, quindi, perché la passione era quella, e credo che sia nel sangue, è una cosa, la terra o si ama, altrimenti bisogna starne fuori e prendere atto che non si può stare a contatto con. Io sono stata coinvolta da alcuni miei clienti nel 2022, mi ero ripromessa di non fare più nulla, nel senso che ho detto no, perché io avevo 20 anni fa fatto battaglie per, ma non erano i momenti, quindi non me la sono neanche più presa, ho preso un sacco di bastonate e ho detto fermiamoci lì. Mi hanno coinvolto perché io vedevo dai numeri che loro non ci stavano più dentro con nulla. Pratiche impossibili da fare, quindi quando sono scesi in piazza con problemi di costo di produzione. Perché? Perché le mele che voi compravate ai supermercati e nella grande distribuzione a 2 euro, 3,50 euro, a loro veniva pagate 0,11, 0,8, 0,15, 0,25. A fare un chilo di mele fatte bene, curati in un certo modo, senza residui, ci vuole 0,32, 0,35, capite anche voi che non poteva andare avanti così. Quindi mi sono trovata con aziende indebitate, insomma siamo partiti per scherzo. La prima volta c'erano 500-600 agricoltori, quindi noi dovete far conto che gli agricoltori che sono in piazza, anche se avevano le tessere dei normali sindacati, non avevano appoggio di alcunché, anzi.
Quindi grandissime battaglie per le quali io agli agricoltori reduce, perché la vita ci fa fare le esperienze difficili, perché quando è ora abbiamo già la capacità di essere pronti né per abbatterci né per demoralizzarci. Per cui ho detto, non ha importanza se i sindacati non appoggiano, se qualcuno non appoggia, ma c'è un popolo fuori che è fatto da tantissime persone. E io ogni volta dico, prendiamoci la responsabilità, che questa è la prima cosa, che tutto dipende da noi, sia nel fare sia nel non fare, e poi il senso di potenza che ognuno di noi, se si libera dei limiti, ha. Per cui quando tu dici, tutti mi dicono di non fare, per me è uno stimolo per fare. Quindi scesi in piazza Verona. Io in realtà sono un tecnico e quindi mi chiamavano come portavoce nelle trattative, e il primo incontro è stato con il prefetto a Verona, il quale dice, sotto quale bandiera correte voi? E io vedo che dietro di lui c'erano 5 bandiere, che era quella italiana, ho detto, guardi, sotto a questa. Ah, ma allora non avete nessuna bandiera? No, dico, vogliamo la sovranità nazionale, che si intende bandiera italiana, siamo italiani. E da lì siamo partiti poi per Roma. Ad un certo punto anch'io, insomma, perché mi hanno messo proprio nella parte di comunicazione, quindi parte tecnica, su toccare quali leggi. Leggi di costi di produzione che c'erano ma non venivano applicate. Concorrenza sleale, leggi che non vengono applicate, per cui un prodotto estero entra, tocca il suolo italiano, viene confezionato dal signor X o neanche confezionato, è già italiano. Noi abbiamo elencato tutte queste cose PAC, fatte in qualche maniera. Io faccio anche le pratiche PAC, piuttosto di fare una pratica PAC mi sparerei a volte, perché si vede proprio l'incongruenza e la stupidità di queste leggi, queste politiche agricole comuni, che portano alla morte assoluta di tutta la cultura agricola italiana ed europea. Attualmente, comunque, non voglio dilungarmi molto, abbiamo detto che bisogna andare in deroga anche su questo 4% di non produzione dei terreni, che senso ha? L'Italia è un paese piccolissimo rispetto agli altri, poi gli agricoltori italiani siamo dislocati in tutta Italia, quindi tante volte dicono, ma che cosa abbiamo ottenuto fino adesso? Beh, dalla parte politica niente, ma non è una meraviglia, voglio dire, anzi, siamo contenti, vuol dire che stiamo ancora viaggiando bene e con la poppa dritta. E quindi ho detto, già questa è una buona cosa. Però ci siamo trovati dislocati in tutta Italia, quindi c'è gruppo agricoltori italiani e le regioni adesso si sono formati in Veneto, in Emilia-Romagna, in Toscana, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna, tutte le regioni, ci manca forse la Val d'Aosta. È nato anche un gruppo in Trentino Alto Adige, dove le realtà agricole, che io pensavo che il Trentino Alto Adige fosse messo bene, invece stessi problemi nostri, e io ho riscontrato che il problema che avevamo qua noi in Veneto ce l'avevano tutte le regioni italiane, tutti i prodotti, quindi arance, mandarini. Nel mio caso ero già abituata, con la scusa che lavoro con gli agricoltori, ad acquistare da loro. E anche le arance me le faccio arrivare dalla Sicilia, dal Buon Salvatore, il quale ti manda il listino prezzi, si fa l'ordine, lui te le manda, te le spedisce una volta alla settimana e ha la continuità, limoni e ecco. Per cui, ma la stessa cosa si può praticare con Calabria. La nostra grande battaglia è stata anche ed è tuttora sui cereali, perché sapete che il cereale italiano viene comprato e non ritirato. E noi mangiamo quello estero, che è spazzatura pura, non finirò mai di dirlo, perché entra dall'Ucraina abbassando i prezzi per accordi di natura, che ben sapete, bellica e così, e accordi commerciali, di cui adesso l'ultimo l'Europa l'ha fatto con Cile, Brasile, eccetera, per cui porteremo i soldi là. Io dico sempre, per distruggere probabilmente anche quello che hanno loro, non so se... Quindi esportazioni di auto che non sono neanche più europee, perché ormai Stellantis e tutte le auto sappiamo, per portare qua altri prodotti agricoli, in quali condizioni, mettiamoci sempre il punto di domanda. E lo stesso il pesce, adesso si sono uniti anche i pescatori,
perché i pescatori per direttiva europea dovranno chiudere tutti. Parlo del pescatore italiano. Quindi la nostra battaglia verte comunque sempre nello studio delle leggi, in quello che stanno partorendo anche in questi giorni, non mi dilungo, perché poi dalla fretta di far vedere queste organizzazioni che fanno anche dei grossi pasticci. Naturalmente chi ha il potere ha bisogno dei consensi, per avere i consensi è che ormai stiamo diventando talmente raffinati che anche noi andiamo a controllare le leggi in anticipo prima che vengano pubblicate, quindi informiamo anche il consumatore e il mondo agricolo. Detto ciò, conoscendo Anna con Alessio e con Giorgio, che cosa si è detto? Noi siamo un gruppo di produttori, c'è chi fa i formaggi, non lontani da qui perché hanno le stalle di vacche da latte, però i formaggi li lavorano con la Lessinia, per cui c'è già un collegamento. E poi abbiamo i produttori di frutta, di qualsiasi tipo di frutta. Io girando nelle aziende ci sono produttori di insalata bravissimi e io stessa ho produttori biologici molto in gamba, per cui io posso darvi i nominativi e mettervi in contatto e organizzare il gruppo di produzione. Dal riso, fatto bene, Vanni, lui porta tutto, Vanni Stoppato porta tutto il riso in Danimarca. E la Danimarca viene tutti gli anni a fare i filmati per spiegare com'è il ciclo produttivo, come viene trattato e come viene curato. E loro, quando finiscono il riso di Vanni, non le comprano più fino all'anno dopo, perché hanno detto che i loro supermercati, che sono più piccoli comunque dei nostri e non, forse non sono ancora sciacallaggio nostro, perché noi ci colleghiamo, vero, alla Ilaria Beffarini quella sera che ha detto dobbiamo costruire la nuova economia, e la nuova economia parte dalla rete e dal dialogo con il consumatore, produttore e consumatore. Tutto il resto, a mio avviso, che parlo anche in questo caso da economista, non vale niente. Se prendiamo potere e consapevolezza di queste due cose, piano piano, non c'è da correre, si parte con poco, con coraggio. Già tanto il primo esperimento che è stato fatto con il Covid qualcosa dovrebbe averci insegnato. Ce ne riserveranno degli altri, forse sì, forse no, perché dipende da quello che siamo di testa e prima di cuore. Ecco, quindi avanti tutta, noi ci siamo, volevo dire. Grazie, grazie Anna. Ecco, sì. Giorgio Bissoli, se non fosse per Giorgio, ecco, non sarebbe. Eccola Paola. Eccola, cioè io sono qua perché mi hanno sentito parlare a Zevio con gli agricoltori, hanno detto loro due, questa ci servirebbe. Ci serve. E ti hanno imbrigliata, ti hanno imbrigliata. Bene, dai. Ecco, come vedete, da cosa nasce cosa, eh? Non sapevamo che veniva Luisa, Caterina l'avevamo già conosciuta, però io credo che stiamo mettendo proprio le basi per avere un po' di autosufficienza, per non dipendere sempre anche dagli altri, per aiutarci qui sul territorio. Chi è in difficoltà, chi ha più bisogno. E questo lo possiamo fare solo partendo da una comunità, da un'aggregazione di persone che hanno gli stessi intenti. Allora, per quanto riguarda il gas, faremo un incontro, una riunione, magari da Lucca, dove si potranno fare i tesseramenti. E da lì magari buttiamo giù le basi, vi facciamo vedere come si fa a fare un ordine, perché Simonetta ha provato con me che io tecnologica non lo sono per niente, però dai, alla fine ce l'ho fatta. Col telefono mi ha dato le istruzioni passo dopo passo. Comunque, ecco, ma l'importante è che se uno vuole, in qualche modo ci arriva, o con l'aiuto di uno, con l'aiuto dell'altro, noi siamo sempre disponibili. E poi ecco, abbiamo il supporto di agricoltori validi che lavorano in modo etico e quindi piano piano allargheremo anche
ad altri, e dopo giustamente ognuno di voi ci porterà le vostre conoscenze, i consigli, e tutto bene accetto per progredire. Ora andiamo avanti con Monica, non c'è? Dove è andata? Monica, mi dai allora il... Oppure vieni tu, Mariangela, dai, vieni tu, che dopo magari Monica lo facciamo dopo. Ecco, un altro aspetto da coltivare, vero? Sono i ragazzi, i bambini, le giovani generazioni. Adesso Mariangela vi parla di cosa stanno facendo. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, sono Mariangela Brentaro, ma soprattutto sono sorella di Linda, che ha Corte Gioia qui a Cerea. Da un sogno che poi si è realizzato di mia sorella, diciamo che è partito tutto questo progetto. E i giovani, visto che lei ha due pargoli, sono diventati il fulcro anche di un'attività proprio per gli adolescenti. Perché attività per gli adolescenti? Perché sono in crescita, perché sentivamo, io sono counselor relazionale e quindi lavoro con le relazioni, mi definisco una scimmia delle relazioni, nel senso che mi piace stare con le persone e soprattutto mi piace spulciare, sapete come fanno le scimmie che spulciano, no? Quindi andare dentro, vedere quali sono le peculiarità, le caratteristiche, i desideri, quelle che sono proprio le specificità dei ragazzi. E spessissimo, soprattutto con l'avvento della tecnologia, i ragazzi sono slegati tra di loro. E quindi nei progetti di Corte Gioia c'è stata proprio la voglia di ritornare a staccarsi un po' da quella che è la tecnologia e ritornare alla relazione, quindi al parlare, al parlarsi, al comunicare, a trovare la modalità per entrare in relazione tra di loro senza che venga meno la loro originalità, perché ognuno di noi è un individuo singolo, ognuno di noi ha delle caratteristiche specifiche, abbiamo tutti i nostri lati luce e anche i nostri lati ombra, e fare in modo che i ragazzi possano trovare una modalità per poter stare in relazione tra di loro era, insomma, uno dei nostri desideri più grandi, proprio per ritornare a fare quella famosa comunità di cui Anna continua ogni intervento a dire è necessario fare comunità. E in più, affinché si rendano conto sempre i ragazzi che non sono staccati né da quelli più piccoli né da quelli più grandi, cioè siamo tutti un intreccio, una sorta di ragnatela di fili, siamo tutti collegati, e quindi fare in modo che i ragazzi si sentano parte di una comunità, di un tutt'uno, cioè parte di questo mondo. Il progetto per gli adolescenti viene condotto appunto da counselor professionisti. Cosa fanno i counselor? Siamo più counselor all'interno di questo progetto. Facciamo delle cose pratiche, cioè li portiamo non tanto a sentire lunghe paternali, che non li vogliono proprio loro, ma gli passiamo quelli che sono i concetti razionali attraverso la pratica, quindi attraverso esercizi, attraverso movimento corporeo, attraverso l'ascolto del respiro, attraverso le emozioni, cosa che è sempre più difficile farsi mostrarsi agli altri. Sì, con un bel sorriso ci riusciamo più facilmente, ma quando invece c'è qualcosa che non va, diciamo che lì è terreno un po' più arido e anche un po' più arduo da affrontare. Ecco, quindi attraverso il teatro, attraverso il gioco, attraverso la leggerezza, attraverso la danza, perché comunque loro vivono anche di musica, vivono di parole sentite e vivono anche di automatismi, quindi non solo loro, anche noi, tutti, anche gli adulti. Però riuscire, visto che c'è la possibilità di portare i ragazzi a una maggior consapevolezza di se stessi, ecco che Corte Gioia in questo momento e anche fino a giugno, dove faremo l'ultimo incontro ed è un weekend liberi totalmente da cellulari, quindi dalle connessioni, ma solo la connessione personale sarà il fulcro del fine settimana.
li accompagneremo insomma a ritrovare relazione con se stessi e la relazione anche con tutti gli altri. Grazie. Grazie. Dimmi. Se avete domande, nel senso che spesso spesso diciamo agli altri vai a fare questa cosa, vai a vedere questa cosa, vai. Quindi se avete domande rispetto alle modalità che vengono utilizzate o volete vedere anche Corte Gioia, che ambiente è, che spazi ci sono, che cosa possono fare i ragazzi, ce l'avete qui a due passi ed può diventare veramente un momento anche per prendervi un po' di pausa, per riuscire a rallentare dalla frenesia, perché anche i nostri ragazzi sono in un ritmo che è veramente vorticoso e per ascoltarci e per ascoltare noi stessi, ascoltare gli altri è necessario a volte rallentare, anche per guardarci in faccia, per riuscire a sentire che non sia il classico come va, come stai, tutto bene, sì sì, buon, ciao ciao ciao. Sì, poi a Corte Gioia ci sono gli animali, ci sono gli asini che Linda sta lavorando anche con i bambini, giusto, autistici, sono dei progetti veramente belli e insomma è un valore aggiunto, l'abbiamo qui a due passi, ma fa bene anche a noi adulti, non solo ai bambini, perché forse siamo noi che li introduciamo in questo vortice, no? In questo... e quindi cerchiamo di essere propositivi nei confronti dei nostri figli, dei nostri ragazzi, nipoti e di portarli in questi luoghi dove il tempo rallenta e quindi hanno anche la possibilità di pensare, perché altrimenti anche durante la settimana sono presi da mille impegni e noi uguale, ecco. E quindi quando il tempo ci manca non abbiamo neanche la possibilità di guardarci dentro e capire veramente cosa vogliamo. E la cosa bella di questo percorso che è iniziato l'anno scorso, insomma alla fine dell'anno, e che appunto continuerà fino alla fine di giugno per poi riproseguire dopo l'estate, è che i ragazzi hanno davvero fatto gruppo, cioè i ragazzi si stanno ritrovando dall'inizio, quindi dal primo incontro che è stato fatto, perché per loro è diventata un piacere, non è un devo andare, quindi sono riusciti a trasmutare la parola dovere con la parola volere, cioè voglio andarci, mi piace star con gli altri, troviamo anche nel momento della difficoltà, quello diventa uno spazio in cui potersi esprimere in totale libertà, e quindi questo è stata una grande soddisfazione, soprattutto riconoscerla nei ragazzi che spessissimo vengono demonizzati perché non fanno questo, non fanno l'altro, e questo succede perché il 99% delle volte che non vengono ascoltati, cioè vengono solo direzionati, ma difficilmente stiamo ad ascoltare qual è la cosa che loro desiderano sul serio. Poi le regole servono comunque. Le regole sempre, altrimenti... Esatto, quindi trasferiamo questi concetti ai nostri ragazzi, ai nostri nipoti, che sono veramente importanti. E un altro, grazie Mariangela, grazie mille per la tua esperienza. Un altro luogo dove possono andare sia i ragazzi che gli adulti è nella libreria che ha aperto Elena qui a Cerea, e adesso lei vi racconterà cosa sta facendo. E questo, allora, oggi abbiamo pensato a questa cosa di riunire un po' tutte queste realtà, perché dovete un pochino pensare che, come diceva Mariangela, no? Anche noi dobbiamo fare gruppo, perché abbiamo tante... dispersioni, a volte andiamo insomma così un po' nel vago a fare un giro, vabbè, ci serve per carità distrarsi, però noi ci stiamo distraendo tanto facendo questo gas, cosa dite? Ci troviamo, comunichiamo, voi mangiamo qualcosa insieme, è un modo per stare insieme anche questo, quindi ecco, volevo dirvi proprio che si fa volentieri. Elena,
Dici un po' cosa fai nella tua bellissima libreria che mancava a Cerea. Non c'è mai stata. Non c'è mai stata. Buon pomeriggio a tutti, io sono Elena e sono la pazza che ha aperto una libreria Cerea. Perché questo che mi hanno detto quando sono andata dal commercialista, gli ho detto io vorrei aprire una libreria Cerea e lui mi ha detto ma sei matta? Questa evidentemente sì. Mi rilascio un po' a Mariangela, a quello che fa Linda a Corte Gioia, perché anche la mia libreria nasce da un sogno. Il sogno di una bambina che amava i libri e di un'adulta che tuttora ama i libri. E il mio intento è di trasmettere questa passione, questa mia passione anche agli altri. Gli altri intesi tutti, da 0 a 99 anni, dal bambino all'adulto. Ed è per questo che nella libreria, cioè oltre a vendere libri ovviamente, ho cercato di creare un ambiente, passatemi il termine, culturale, dove le persone si possono incontrare a seconda delle varie fasce di età. È da poco che è aperto, è da settembre, però abbiamo già fatto parecchi laboratori, sia con i bambini, incontri con l'autore per adulti, anche laboratori serali con gli adulti. La fascia d'età che mi sta più a cuore sono i bambini, perché abbiamo cominciato a fare dei laboratori di lettura animata, di pomeriggio, sono laboratori gratuiti, i bambini partecipano volentierissimo, anche se siamo nell'era digitale, quindi sono bombardati da immagini tutto il giorno, tutti i giorni, però vederli seduti che ti ascoltano mentre leggi, quindi non ci sono immagini, c'è solo tu con la parola e con sti occhi sgranati a bocca aperta che non fiatano, imbambolati. Ed è soddisfacente. Ho collaborato anche con le scuole, sono venute a trovarmi tutte le scuole dell'infanzia e la settimana scorsa anche due classi della primaria e anche lì grande soddisfazione perché i bambini sono delle spugne, assorbono e sono stupendi. E poi facciamo dei laboratori, li facciamo usare le mani perché questi bambini non usano più le mani. E ho notato che si divertono veramente tantissimo a sporcarsi, a tagliare, incollare. Abbiamo fatto insieme ad Elena Zago dei laboratori di falegnameria e trovare una sala con 20 bambini e non sentire fiatare una mosca vuol dire che erano proprio al massimo della concentrazione. E per gli adulti invece organizziamo degli incontri con l'autore e sono sempre per invitare autori della zona, perché ho scoperto che ci sono tantissime persone che scrivono del nostro territorio e sono anche molto brave a scrivere, hanno delle belle storie, anche scrivono bene, insomma, quindi ho deciso di dare voce a tutte queste persone. E basta, mi pare di avervi detto, ho parlato al plurale parlando dei laboratori, perché parlando di rete io ho avuto la fortuna che in libreria sono entrate delle persone meravigliose che mi danno una mano a portare a termine i miei progetti. Due sono qui oggi, uno è mio marito che mi supporta, è Lorenzo, che mi supporta dal primo giorno, grazie a lui che ho aperto, perché insomma vendere libri non è come vendere panini, quindi serve un attimo l'incoraggiamento. Poi c'è Renata, nonna Renny, che è la mia lettrice ufficiale, che legge ai bambini, che si divertono un sacco. Poi qua presenti non ci sono, comunque c'è Marta, c'è Elena che ho nominato prima, Ornella, Claudia, insomma una serie di donne straordinarie che non mi hanno mai abbandonato un attimo. E quindi mi ricollego al discorso che tu fai sempre, che quando si fa gruppo, si fa rete, si fanno veramente delle grandi cose, veramente. Grazie Elena, grazie mille della tua esperienza. Adesso, allora, Renata. Elena ti ha citata, vero? Adesso ti ha beccata, esatto. Adesso Renata ci darà la sua esperienza e quello che avete messo insieme, questo gruppo, che ma vediamo un po', vero? Che funziona però. Io sono Renata, nonna Reni per Corte Gioia.
E vi volevo parlare anche del progetto che abbiamo messo in piedi un po' per scherzo qualche anno fa con 10 mamme, una decina di mamme, che hanno iniziato a scambiarsi le cose dei loro bimbi. E le cose pre-mamma anche non usavano più loro, se le sono scambiate alle mamme giovani che arrivavano. È stata un'esperienza bellissima. E da qui è nato proprio il concetto di baratto per ridare seconda vita alle cose. E è bellissimo. Noi abbiamo visto ad esempio scambiare i giocattoli tra bambini e erano più bravi degli adulti, una cosa meravigliosa. E da 10 mamme che erano solamente un anno e mezzo fa, adesso ci sono 200 donne che scambiano e anche dei papà che scambiano oggetti magari ricevuti e non usati, che per una persona possono essere anche insignificanti, per qualcun altro sono importanti. Lo scambio, il dono, è una cosa fantastica, non costa niente e vedere 200 donne in un gruppo WhatsApp che donano, per noi insomma è stata proprio un'apertura incredibile. Bisogna crederci, ecco, tornare alle cose semplici. La realtà del dono. C'è anche un aspetto ecologico in tutto ciò, perché quante cose abbiamo tutti nelle nostre case, tantissime, giusto? Ne abbiamo accumulate e quando si fanno le pulizie di primavera si sgomberano, portiamo in discarica, ma non ha senso, perché anche magari sono cose ancora che si possono usufruire. Quindi unitevi anche al gruppo Doniamoci, che fa una funzione molto importante, ma è perché rispettiamo anche le nostre scelte, quello che acquistiamo, diamo un valore, altrimenti è usa e getta e noi non ci piace questo modo di usa e getta. Vogliamo dare una certa vita, no? A tutte le cose che magari acquistiamo anche con fatica o anche con sacrifici e poi le buttiamo così semplicemente. Ecco, quindi anche questo è un aspetto molto importante da rivalutare e da prendere proprio come abitudine. Sì. Abbiamo proprio il gruppo Doniamoci, lo vedete, se qualcuno desidera entrare in questo gruppo, alla fine vi daremo i contatti. E poi abbiamo Doniamoci Cerea, per cui è anche il gruppo delle persone di Cerea che desiderano fare questo scambio, anche se facciamo anche baratto, perché ad esempio baratto questa sottana per un fustino di detersivo, per esempio, cioè cose proprio semplicissime che non costano nulla. Che non abbiamo più l'abitudine, esatto, di fare. Esatto, il baratto, caspita, è vero, è un ritorno, no, alle cose semplici. E non serve il denaro, neanche la moneta digitale, vero? Questa è anche un'altra cosa. E poi volevo parlarvi di sempre di un altro progettino che abbiamo messo in piedi a Corte Gioia e ci ha dato una soddisfazione incredibile, è il progetto Teatro per i Bimbi. Abbiamo la fortuna di avere qui a Cerea un giovanissimo regista e anche sceneggiatore che è Griso, è Giulio Griso, giovanissimo, appena laureato e da un'esperienza comunque già fantastica, e abbiamo visto questi bimbi arrivare e tutti timorosi con la paura di esprimersi, così averli visti dopo una settimana di questo corso di teatro, averli visti cambiare e esprimere tutta la propria interiorità
sul palco, per noi che comunque siamo volontari, sì che abbiamo fatto diversi corsi di teatro, eccetera, vedere i bimbi mangiarsi un copione in due giorni, cioè per noi è stata una cosa incredibile. Per cui anche il teatro è proprio un gran mezzo per evitare il cellulare. Sì, ecco, noi abbiamo fatto anche questa esperienza. Anche questa esperienza con i bambini, il teatro degli insetti, sì, vero? Ecco, quindi... Ecco, con altre, esatto, con altre collaboratrici. Grazie Renata, grazie mille della tua esperienza. Allora, adesso, non so, Federico, avevi qualcosa da dire? Volevi... Due parole, dai. Allora, abbiamo i sogni che partono dalla Lessinia, arrivano a Zevio, poi vanno a Corte Gioia, qui a Cerea, e invece tu sei un po' più in là, vero? Dici da dove arrivi. Ciao a tutti, io mi chiamo Federico e faccio parte di Liberi di Respirare delle Alte. Per cui, con lo scopo di fare rete, appunto ci siamo sentiti telefonicamente, poi ero anche venuto alla serata quella dell'alimentazione. Sì. Sì. Ne avevo fatto un'altra sui fermentati e sto facendo uso molto di fermentati, soprattutto di birra. Praticamente sviluppiamo anche noi tematiche attuali ed era bello avere un, diciamo, interscambio di opinioni. Dalle parti di Villafranca abbiamo fatto partire gli orti condivisi con i semi antichi. E poi avevamo anche a disposizione del grano antico, parlando con l'aspetto agricolo, e facciamo varie attività, insomma, un po' generali sui temi attuali. E io faccio parte anche dei Guardiani del Cielo, quelli che trattano le scie chimiche, per cui come varie cose, l'ultima che abbiamo fatto è stata la PEC agli 8.000 sindaci in tutta Italia. I comuni del Veneto che hanno detto no all'aumento del 5G è stato Cerea e Povegliano in provincia di Treviso, gli unici due. Tutto il Trentino Alto Adige ha aderito, tutta la provincia di Bolzano e molti della Liguria e poi gli altri sparsi a macchia di leopardo. Queste sono le iniziative che portiamo avanti contro le scie chimiche. Cerchiamo di sensibilizzare le persone sull'argomento, perché toccano appunto varie tematiche, oltre che a buttare giù schifezze, quella lì. Ci fanno male, ci fanno star male, e dal punto di vista del terreno modificano il pH del terreno, per cui la difficoltà nella coltivazione dopo. Facciamo tutta una serie di cose con il supporto di tutti i volontari. Siamo volontari, pertanto ognuno ci mette un po' del suo tempo. Grazie. Grazie a te, Filippo. Grazie. Eh sì, Cerea, diremo, è un punto centrale e niente, qui abbiamo anche Donato che si sta battendo molto perché è stata innalzata una antenna 5G di 36 metri vicino alle case. E capite bene, insomma, che le onde elettromagnetiche, giusto Donato? E non so se vuoi due parole anche da Donato di Cerea, che ha questo problema e noi, insomma, l'abbiamo conosciuto e ci siamo stretti a lui anche per darci una mano e per vedere se si riesce a fare qualcosina di migliore. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Donato Fiume, abito a Cherubine di Cerea. Allora, giusto per dare un po' di carica, non bisogna arrendersi se si crede in qualcosa che si sta facendo. Io mi sto sbattendo contro le istituzioni, ok? Quindi non bisogna arrendersi. La Lessinia,
si va oltre, non c'è problema. Allora, il problema fondamentale, a parte la vicinanza alle abitazioni, è stata posta a 25 metri dalle abitazioni, questa antenna di 36 metri che è già in funzione, noi abbiamo cercato di fermarla a novembre dell'anno scorso, purtroppo, mentre oggi l'amministrazione dice no all'aumento, però non mi ha detto no all'installazione, quindi tanto per dirvi come si ragiona. Però non voglio entrare in politica, io vado avanti con la mia battaglia. La porto avanti perché? Perché io ero un ex militare, sono venuto via a causa delle radiazioni perché ci lavoravo, adesso me la trovo vicino a casa e quindi questa cosa non mi va bene. Io so che cosa ho passato, so che cosa hanno passato i miei colleghi, però purtroppo la popolazione non lo sa. Quindi io, così non vi voglio annoiare, venerdì sera alle 20:30 al Teatro di Cherubine ho invitato due dottoresse che spiegheranno alla popolazione quali sono gli effetti del 5G. Attenzione, parliamo del 5G, perché tanti dicono, c'è il telefonino, sì, però io sono fermato al 4, è un anno che cercano di farmi passare al 5 e non ci passo perché so quali sono le radiazioni del 5G e vi posso garantire che a livello salute bambini soprattutto e adulti fa molto male. Però non voglio dirvela, io l'ho subito sulla mia pelle, venite se volete a sentirlo, ok? Perché io ho indetto appunto questa riunione con la popolazione, non ho voluto parlare io perché non sono medico, però ho fatto intervenire anche una biologa che spiegherà quali sono gli effetti di questo 5G. Lo so che ormai è già stata installata, però quello che stiamo cercando di fare, che ho detto ad Anna, cerchiamo, una volta fatta la strada, di evitare, siccome nel progetto c'è di installarne altre, cerchiamo di evitare che lo facciano ancora. Lì ormai ci sarà e sarà difficile, noi ci stiamo provando, stiamo pagando in tasca nostra, siamo per vie legali, stiamo facendo la nostra battaglia, non abbiamo chiesto soldi a nessuno, che tanti adesso stiamo raccogliendo le firme, dice ma io non pago niente, non avevamo mai chiesto nessuno i soldi, siamo arrivati da novembre a oggi, non abbiamo chiesto niente a nessuno, ci siamo arrangiati. Quindi quello che stiamo facendo è anche perché evitano di fare altre antenne, specialmente vicino alle case, quelle sono quelle più pericolose, nel raggio di 500 metri. Ok? Grazie. Ecco, allora adesso abbiamo capito che siamo in un periodo molto complicato di varie emergenze, no? Che toccano, alla fine, cosa toccano? Toccano sempre la salute delle persone. E quindi per intraprendere appunto quello che dicevamo prima, un cammino insieme per arrivare a una certa serenità, dobbiamo essere convinti proprio interiormente. E per esserlo dobbiamo anche un po' usare anche delle cose pratiche, cioè dei sistemi, perché il tempo è sempre poco, non abbiamo tempo di fermarci perché la vita è così, la routine quotidiana è così, però dobbiamo prendercelo questo tempo e guardare dentro di noi quello che effettivamente vogliamo. E a questo proposito, Roberta introdurrà quello che verrà fatto prossimamente, se qui a Cerea, un momento di introspezione. Ecco. Buonasera a tutti, noi ci agganciamo bene a un discorso di connessione, però questa volta interiore. Io sono Roberta, di Liberi di Respirare nelle Basse, e sono qui insieme a Daniele per presentare quello che sarà il percorso di meditazione che al 15 maggio parte qua a Cerea. In realtà lo presenterà meglio lui, io posso introdurre con quella che è stata la mia esperienza personale. Io ho conosciuto meditazione, in particolare quella che fa Daniele, perché poi alla fine ce ne sono di diverse, non ce n'è una sola, qualche anno fa, e tramite un corso che lui aveva fatto qua nella nostra zona. E mi ricordo che all'inizio ho provato
per pura curiosità, quindi volevo capire cosa significasse questo fermarsi e apparente non far nulla, questo diverso modo di rilassarsi, di staccare un po' da tutto per ritrovare se stessi, e quindi all'inizio ero semplicemente curiosa. Alla fine devo dire che è stata una vera rivelazione, perché ho scoperto che meditare è qualcosa di molto più profondo, è qualcosa che va ben oltre il semplice rilassarsi. E nel mio caso in particolare mi ha aiutato diciamo ad affrontare in maniera migliore situazioni non semplici, e anche a conoscere più che altro una percezione diversa della realtà delle cose, ecco. Noi sappiamo che Liberi di respirare è nato in quel difficilissimo contesto delle restrizioni, delle limitazioni alle libertà personali. E la pratica di meditazione, vi ricordo che in quel periodo mi ha aiutato molto a superare anche lo stress dovuto sia alle difficoltà per le improvvise restrizioni, sia anche da un punto di vista psicologico, perché mi ricordo che come penso per molti altri, una cosa che per me è stato molto impattante è stato quel senso di disgregazione sociale che si è venuto a manifestare, il giudizio facile che è emerso, a volte anche molto, molto crudo e ingiustificato, e anche proprio il senso di disunione sociale. E queste cose io credo che siano state conseguenze di una completa inconsapevolezza di quello che è la persona, di quello che siamo noi stessi e della nostra interiorità. Ecco, io credo che il potere più bello e più grande della meditazione sia proprio questo, sia quello di riportare la persona alla propria essenza, alla propria connessione interiore, appunto, raggiungendo quella consapevolezza, ovviamente per gradi, non c'è nulla di immediato, ci vuole pratica, però raggiungendo quella consapevolezza che è necessaria per poter avere un buon rapporto con le situazioni e anche con la realtà circostante, qualunque essa sia. Quindi ecco, io mi augurio, prima di lasciare la parola a Daniele, è che abbiate la stessa curiosità che ho avuto io al tempo di venire a provare, perché è un cammino molto bello, molto profondo e che lascia qualcosa di veramente fondamentale. Grazie. Grazie Roberta, salve a tutti, buon pomeriggio, mi fa piacere essere qui con voi in questo incontro. Volevo per presentarvi la meditazione, che sarebbe molto lunga da spiegare in modo chiaro, però penso che la mia esperienza, da come ho iniziato, possa darvi uno spunto per farlo comprendere. Ovvero, mi sono ritrovato prima, almeno 15 anni fa, che ero molto ansioso, facevo molta fatica a gestire situazioni diciamo stressanti, quindi mi trovavo con tanti pensieri nella testa, e magari succede anche a voi di trovarvi magari in apnea da tanto che si è nella testa nel pensiero, e questo mi ha portato spesso e volentieri a sentire un peso, una sofferenza, come se fosse uno zaino pieno di sassi sulla schiena che mi portava avanti in tutte le situazioni quotidiane. Quindi da quel punto di vista mi sono detto: come posso fare a superare questa situazione? Dal fatto che c'è stata una situazione particolare, che si sono sommate più situazioni critiche che mi hanno fatto abbastanza vacillare, mi sono detto:
e che ci faccia con tutta questa sofferenza, e che quindi mi sono ritrovato in una frase che mi ha dato la scintilla di partenza, che era che il Buddha voleva eliminare la sofferenza da questo mondo. A quello mi ha fatto iniziare un percorso di andare dentro di me a vedere praticamente tutte le parti in ombra che spesso non vogliamo andare a toccare, perché sono le parti scabrose, quelle parti che non vogliamo normalmente toccare perché ci fanno paura, andare nell'ignoto, andare in qualcosa che spesso e volentieri ci crea delle difficoltà maggiori. In questo percorso mi ha aiutato molto ad andare a contatto quindi con una parte di me che in realtà pian piano mi ha permesso di accogliere queste emozioni, di far sì che dare il giusto significato, perché l'ansia, la tristezza, la preoccupazione non vengono lì per dirci stai sbagliando, sei fallito, sono lì perché hanno un segnale utile che ci fanno comprendere un qualcosa di importante. E quindi la meditazione si pone come uno strumento molto utile per permetterci di contattare queste parti e trarre nel nostro disagio, nella nostra insoddisfazione e riuscire a ritrovare una pace interiore che non nasce dal scappare verso tante cose da fare, verso una vita frenetica, come spesso noi vediamo attorno a noi. Anche noi veniamo sommersi dalla quantità di attività, di cose da fare, e quando c'è qualcosa di conflittuale dentro di noi, tendenzialmente ce ne allontaniamo, vogliamo evitarlo. Quando invece facciamo esattamente l'opposto, stiamo fermi nell'ascoltare il nostro respiro, il nostro corpo, ci ritroviamo in una possibilità di trovare una scelta. Come diceva lo psicologo Viktor Frankl, che aveva scritto il libro Lo psicologo in un lager, diceva che c'è sempre uno spazio fra lo stimolo e la risposta. Di solito noi non vediamo che in quello spazio c'è una scelta. Noi possiamo scegliere cosa poter fare e mettere in atto. Molte delle persone che ho sentito parlare qua hanno messo in campo una scelta diversa rispetto a un automatismo che normalmente farebbe agire in modo avventato, magari non portando delle conseguenze positive nella propria vita, perché tutti noi cerchiamo la felicità, vogliamo evitare la sofferenza. Ognuno di noi lo fa in modo diverso, però quello che ci accomuna è il fatto che comunque abbiamo un corpo e una mente. Se ci pensiamo, quando siamo nei nostri pensieri, siamo staccati dal corpo. La meditazione ci aiuta a unirli e riuscire a sentire finalmente quel senso di sentire che è molto importante, perché l'abbiamo perso. Siamo sempre nel fare, ma siamo poco nell'essere. E quell'essere ci permette di ritornare a terra, e tornare a trovare i valori più sani che sono dentro di noi e anche di cambiarli, perché a volte li prendiamo un po' per emulazione dalle persone attorno a noi che vivono una vita frenetica, ma che non si ritrovano magari in linea con quelli che veramente sono i nostri valori. Come diceva Mariangela, che ognuno di noi è unico, così come lo sono i bambini, così lo siamo anche noi, abbiamo la possibilità di andare a toccare questa unicità e di permetterci di vivere una vita più soddisfacente, più significativa. E la meditazione è uno strumento, non è l'unico ovviamente, che ci permette di andare a toccare queste parti. Il 15 maggio terrò un incontro qui vicino da Noemi Faccio Cose, dove andrò a parlare un po' di quello che è la presenza mentale, questo fantomatico qui e ora, che significa stare a contatto con quello che accade in questo momento. Ad esempio, provate a pensare, adesso state sentendo i tiri che toccano il terreno, siete presenti a quello che sta accadendo, i rumori, il sole, le macchine, ecco, il fatto di essere sempre più presenti a questo e vivere la nostra vita con maggiore presenza ci porta a dei frutti che possono maturare in cause di una felicità e una serenità maggiore. Quindi avrete poi la locandina condivisa sul gruppo Telegram e di WhatsApp e di Facebook, nella quale potrete vedere un po' i dettagli o se volete lasciare dopo un nominativo se siete interessati. Ok? Se avete delle domande, ben volentieri. Grazie. Mi è
niente, preciso un attimo, non abbiamo locandine cartacee, però la locandina, quella digitale, è nel gruppo Liberi di respirare nelle basse e nella stessa pagina Facebook. Grazie. Grazie a voi, Roberta, Daniele. Allora, siamo quasi alla fine, però le abbiamo ridonate tutte, almeno così avete una panoramica di tutto quello che stiamo facendo. Allora, l'ultimo argomento che non è stato detto all'inizio, ma che abbiamo fatto l'incontro con il professor Zago, avevo dato cenno, è proprio quello che riguarda i detergenti e i cosmetici. Il dottor Zago dice che nei detergenti e nei cosmetici non esiste il naturale, ma bensì l'ecosostenibile. Il sostenibile è la parola giusta, perché ha un'anima. Per quanto riguarda la cosmesi, possiamo avere dei dubbi sull'efficacia, ma non possiamo averne sugli effetti dannosi all'organismo. Non devono nuocere, in realtà. I prodotti sono sicuri per legge, ma non è così. Perché ogni 3 mesi delle sostanze vengono tolte e quindi vuol dire che non sono sicure. Le sostanze per uso cosmetico sono più di 24.000 e lui ne ha catalogate 20.000. E all'inizio ha fatto una constatazione del rapporto Bartland, che è un documento pubblicato nel 1987 dalla Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo, in cui per la prima volta venne introdotto il concetto di sviluppo sostenibile, ma ogni anno si riducono i tempi, facendo l'esempio di quando si pianta un albero e consumiamo il doppio di quello che produciamo, cioè le future generazioni non avranno più le risorse per la crescita, la salute e il benessere. Abbiamo raggiunto il giorno del sorpasso, il day overshoot. È quel giorno dell'anno in cui le risorse che il pianeta può rigenerare in quello stesso anno e che dovrebbe essere sufficiente per un anno senza andare fuori equilibrio, e invece sono già completamente consumate. Nel 1974 il giorno del sorpasso era il 31 dicembre, nel 2017 il 2 agosto. Oggi, nel 2024, siamo già fritti, caput, è maggio, quindi abbiamo già consumato tutte le risorse prima di arrivare alla fine dell'anno. Quindi per avere uno sviluppo sostenibile dobbiamo tener conto prima di tutto dei bisogni, identificare veramente quelli che servono e non acquistare cose in più. E poi un'altra cosa è, lui la dice così, non avere piena fiducia, cerca fiducia nella scienza, perché magari la scienza ci propone una cosa e poi trova la soluzione. E questo è l'esempio magari dell'elettrico che viviamo noi in questo anno, no? Ci propongono l'elettrico, però dopo non sanno come smaltire il rifiuto delle batterie esauste. E quindi bisogna appunto ragionare non solo sui rifiuti che facciamo noi, ma anche su quelli che le aziende producono per fare i prodotti che noi consumiamo. E questo è un'azione indiretta, ma esiste. Ecco, per testare i prodotti che Zago ha nel suo laboratorio, ha praticamente esaminato, c'è un'app che dovrà comunque essere, adesso mi riferisco a Sylvie perché abbiamo provato anche insieme, dovrà essere migliorata. Abbiamo chiesto e verrà comunque modificata un po' la piattaforma, perché non è poi così semplice entrare.
però ci sono comunque nei discount dei prodotti che portano il marchio Ecolabel, che sono veramente tutte le sostanze sono tutte testate e sono sostenibili. Quindi anche con prezzi proprio modici troviamo i detergenti per la casa. Per la cosmetica è un po' più difficile, ma comunque per la casa si trova qui nei discount che abbiamo anche in paese o comunque che ci sono dappertutto. E lui inoltre però ci ha dato un libricino che mettiamo a disposizione di tutti per chi lo vuole, con delle ricette per farsi appunto in casa dei prodotti per la detergenza della casa. Noi li abbiamo provati già, io ho provato quello dei vetri, è favoloso, con due ingredienti naturali, alcol, acqua distillata e un cucchiaino di detersivo per i piatti, vengono i vetri splendidi. O con il dentifricio, ecco, il dentifricio è una cosa molto importante perché lo ingeriamo, è a contatto proprio con le nostre papille gustative, quindi ci sono c'è un dentifricio che si fa proprio con una composizione naturale, semplice, dura una vita e con pochi euro si fa uno scatolino così. Quindi ecco, cerchiamo anche di ritornare un po' a queste abitudini. Di farsi in casa anche quello che serve per la persona, per la cura della persona e dell'ambiente, che sono cose semplici alla portata di tutti e con dei costi veramente minimi. Per quanto riguarda poi il discorso dell'app, vi daremo delle indicazioni più precise, perché è giusto insomma che anche chi usa altri prodotti possa testare tutti i componenti, no? Come leggere l'etichetta di un alimento, no? Dal primo, che è la massima quantità, all'ultimo, che è la minima, però se ci sono dentro delle sostanze nocive, oppure anche cancerogene, oppure proibite, escono i bollini rossi e quindi ci rivolgiamo un po', perché insomma sappiamo che sul mercato c'è di tutto e di più. E forse non pensano proprio tanto anche alla nostra salute. Ecco, poi c'è anche un sito che si chiama Mamma Chimica, che lui ha collaborato, e lì troverete anche lì le ricette. Adesso io non ho avuto tempo di guardarlo, però anche lì ci sono varie ricette di detergenti, di cosmetici da usare, che sono sostenibili, che non fanno male, perché sapete che la pelle è l'organo più esteso del nostro corpo, quindi stiamo attenti a quello che ci buttiamo sopra, perché può avere anche insomma degli effetti insomma importanti, negativi importanti. A questo proposito, volevo, visto che prima non c'era ed è arrivata, sentire Barbara, che lei è si autoproduce gli oli essenziali e poi anche i fermentati. I fermentati, è anche questa è una cosa molto valida per nutrire il nostro macrobiota, che è molto importante per le difese immunitarie. Ah, prima di passare a Barbara vi dico una cosa, c'è qui Emanuela, che non l'avevo vista prima, che vuoi venire un secondo Emanuela? Un secondo perché ho già esaurito. Ecco, dai, due paroline, perché servi anche tu poi per i prodotti per il gas, eh? Certo. Scusa Barbara, un secondo. Allora, buonasera a tutti, mi chiamo Emanuela Andriolo, sono titolare di un'azienda agricola sita a San Pietro Polesine, per l'esattezza Castelnuovo Variano, e produttrice storica di ciliegie, perché le mie origini e quelle di mio marito siamo di Vicenza e ci siamo trasferiti appunto nella Polesine proprio per fare agricoltura, e da 8 anni a questa parte stiamo portando avanti anche il progetto Nocciola. Da 3 anni siamo entrati in produzione con proprio la nocciola, che solitamente uno dice nocciola Piemonte, e no, questo è un progetto, un'altra scommessa proprio per dare qualcosa di diverso
e anche sostenibile per l'azienda, perché bisogna anche diversificare proprio per essere autosostenersi ed essere in grado dopo di presentare al consumatore finale. Tanto che io faccio parte anche di Campagna Amica e di Fondazione Slow Food Verona. C'è la possibilità di, adesso incrociando le dita, fra quindi 10 giorni di venire a acquistare in azienda il prodotto fresco per quanto riguarda la ciliegia e anche i vari trasformati che riguardano sempre la frutta e dopo anche la nocciola, che abbiamo creato tutta la linea completa. Ecco, mi fermo qua. Grazie, grazie Emanuela, grazie. Allora abbiamo già le noccioli, i maroni, le castagne, cioè siamo già a buon punto, direi. Ecco, allora adesso Barbara ci darà le sue esperienze, vero, riguardo agli olli. Grazie. Allora, ha voluto invitarmi Anna a raccontare la mia esperienza. Allora, volevo dire, intanto sono un erborista. Con erborista intendo un erborista laureata, sono laureata in tecniche erboristiche. Ho lavorato tanti anni in erboristeria, quindi come commessa in un'erboristeria, però sarei proprio laureata in tecniche erboristiche. Ho sempre amato tantissimo la natura, infatti chiusa in un negozio a vendere solo prodotti erboristici non mi trovavo assolutamente bene. E 12 anni fa sono venuta ad abitare qui a Bonavicina e 10 anni fa ho deciso con la mia famiglia di prendere un pezzo di terra dietro casa, 1000 metri quadrati. E allora già allora ho cominciato a piantare piante medicinali, ho cominciato a piantare alberi, anch'io come Sara, tutti con valenze medicinali, alberi, arbusti e anche piante erbacee. Ho piantato tanta lavanda, tanto rosmarino, proprio perché la mia intenzione era di produrmi i miei oli essenziali, di lavanda e di rosmarino, oli essenziali, ma per esempio con gli alberi, con le gemme degli alberi si possono fare i gemmoderivati o le tinture madri, e quindi ho piantato un sacco di piante officinali. Adesso 6 anni fa ho deciso alla fine di licenziarmi, quindi mi dedico completamente al mio giardino, che è un orto giardino sinergico e officinale, l'ho chiamato io perché ho iniziato a fare anche un pezzo di orto con agricoltura sinergica. E ho continuato a coltivare anche le piante officinali sempre in agricoltura sinergica e da 6 anni adesso praticamente non lavoro più in erboristeria, però ho deciso di fare l'erborista a tutto tondo, anche se in maniera artigianale, domestica, perché li faccio comunque in casa, non ho un laboratorio e quindi con molta soddisfazione personale produco gli essenziali di lavanda e rosmarino e molti gemmoderivati, perché adesso ho parecchi alberi, quindi parecchi tipi di gemme e quindi autoproduco queste cose. I fermentati da un anno e mezzo, grazie. I fermentati da un anno e mezzo ho seguito anch'io il corso che anche qui avete seguito in molti di Paolo Giano, in cui raccontava come fare i fermentati per vita, nel senso. E quindi ho cominciato anch'io a entusiasmarmi e a cominciare a produrli. Adesso è da poco che hanno compiuto l'anno, per cui ho i primi miei personali, cerco di utilizzarli anch'io e ecco semplicemente questa spesa, grazie. I fermentati sono degli integratori naturali che uno può farsi in casa e che sono veramente validi, insomma, quindi poi ovviamente ognuno deve ascoltarsi e sentirsi quella cosa lì, perché anche il naturale non è sempre adatto a tutti, quindi il fatto dell'ascolto, ecco, della cosa, l'interiorità è indispensabile in ogni cosa. Perché anche l'ascolto di se stessi, della reazione del nostro corpo alle cose che introduciamo ha la sua importanza, perché ognuno di noi è unico e irripetibile e quindi non bisogna mai fare una cosa che valga per tutti, però diremo che sono un valido contributo di integrazione, quindi di aumentare le difese immunitarie e di rimanere in salute. Ecco, diremo che abbiamo concluso tutta la nostra carrellata. Ora, certo.
Allora, io sono di Nogara e volevo presentarmi perché mi piacerebbe partecipare alla produzione di questi oli essenziali. Io lavoro come naturopata, sono iridologa, lavoro da 35 anni, lavoro come counselor e ho un'erboristeria a Nogara con la partecipazione di una donna fantastica, Silvia. Allora, perché mi voglio presentare? Perché c'è questa intenzione di fare rete, io sono qui vicino, da molto tempo sento, seguo la vostra attività e gli argomenti sono molto interessanti. Come posso fare per rendermi disponibile e quindi per interagire con tutte queste attività e fare in modo che le persone che magari si rivolgono a noi consumino questi gemmoderivati territoriali? Io già cerco di farlo perché acquisto da un'azienda toscana, una piccola azienda che produce, ma mi interessano molto queste altre piccole attività perché io stessa amo scavare e avere semi nelle mani. È una bellissima emozione sentire questa cosa delle reti. La settimana scorsa, il 25 aprile, ho presentato le piante e i gemmoderivati alla festa del Pusatello, dove partecipava il WWF e la Lipo, e ho sentito finalmente parlare tra loro di tessuto, di collaborazione, di non più noi organizziamo questo e voi quest'altro, facciamo insieme, cerchiamo per avere forza di essere insieme, di comunicare. Questo vuol dire avere delle intenzioni potenti, ecco. Quello che poi vorrei aggiungere e che vorrei mettere a disposizione è che da sempre ho seguito la strada della ricerca dell'identità femminile e che aderisco a un'associazione che si chiama AINI, che si trova a San Pietro in Valle, che organizza seminari bellissimi dove le donne possono conoscersi, avere cura della loro femminilità in quanto conoscenza del valore della ciclicità, dell'essere in contatto con la loro parte selvaggia, con la loro naturalezza, e in questo modo poter superare sia tabù che problemi fisiologici legati al femminile, dall'adolescente che non conosce che cos'è veramente la sua forza legata alla femminilità e alla natura e alla ciclicità, alla persona che affronta la menopausa. Ecco, io ho fatto personalmente, iniziando con curiosità personale, queste ricerche e volevo dire che sono a disposizione per fare rete con voi, con tutto questo. Grazie. Grazie Daniele, grazie Daniele per la tua disponibilità. E sicuramente ogni vostro contributo sarà un valore aggiunto che daremo grande importanza, perché servono tutte le figure che abbiamo detto e ha presentato oggi. Vi ringraziamo tanto di essere stati qui con noi e di aver partecipato, ascoltato, ci avete ascoltato attentamente, spero. Allora adesso dobbiamo mettere in pratica e serve la vostra presenza. Quindi chi diremo ha il piacere di dare anche il vostro nomino attivo, sia per il gas sia per un contributo a livello operativo, noi siamo qui ad accogliere e abbiamo dato tutto quello che siamo riusciti a fare in questo periodo. Ecco, quindi vi ringraziamo tanto. Adesso abbiamo un aperitivo condiviso con tante belle buone cose e quindi stiamo ancora un po' in compagnia e vi ringraziamo tanto e niente, noi siamo qua ad accogliervi. Grazie ancora.